Allora, Fabrizio Cattani, presenti stasera il tuo film Cronache di una passione. Ecco, quando è stato prodotto il film e di che cosa parla? Dunque, il film l'abbiamo realizzato lo scorso anno a Massa Carrara e è un argomento molto delicato perché tratta la crisi economica, in particolare il suicidio di una coppia di anziani per colpa di Equitalia, comunque le vessazioni che hanno subito in questi 3 anni della loro vita. Mi sono ispirato a fatti realmente accaduti e poi ho fatto una ricerca e mi sono reso conto che se ne parlava sempre meno dei suicidi legati alla crisi economica e allora mi sembra giusto realizzarne un film, visto che anche il cinema latitava in questo senso. Ecco, in quanto tempo lo avete girato? Chi fa parte del cast? Allora, è stato un miracolo, vero e proprio, perché il film siamo riusciti a girarlo in 18 giorni, quindi 3 settimane, con un budget di 70.000 euro. Questo grazie soprattutto a chi ha lavorato nel film, sia attori che tecnici, che anziché prendere un compenso economico hanno preso una quota dei diritti del film. Quindi questo ha abbattuto notevolmente i costi. Poi giocavo un po' in casa perché sono di Carrara di origine, quindi conoscevo un po' tante situazioni che mi sono state favorevoli per realizzarlo. Il cast, i due protagonisti sono Vittorio Viviani e Valeria Ciangottini. Vittorio Viviani, entrambi sono due grandi attori di teatro, poco prestati al cinema, per scelta loro, perché amano scegliere ruoli molto, molto ben cioè, forti, difficili, complicati, come appunto sono questi due personaggi del film. E Vittorio l'ho scoperto a teatro, infatti. E di conseguenza poi successivamente lui è molto amico di Valeria. Valeria Ciangottini è famosa perché era la musa di Fellini nella Dolce Vita, no? Quella ragazzina di 17 anni che fece invaghire Mastroianni nel finale. E hanno abbracciato il progetto e siamo riusciti insomma, a realizzarlo. Tra l'altro c'è Roberto Di Maio che è un attore spezzino, il film anche che fa un cameo però molto intenso, molto giusto, è perfetto. E, insomma, gli altri ruoli li ho presi più o meno in zona proprio perché per agevolare la produzione. Quanto è difficile oggi, fare cinema in Italia? Fare un certo tipo di cinema è quasi impossibile, nel senso che il film, la sceneggiatura piacque tantissimo alle produzioni a cui lo presentai, erano più di 10. Che hanno trovato appunto la storia molto interessante, ma di difficile botteghino. Siccome alle produzioni, soprattutto alla distribuzione, interessa fare botteghino, cioè incassare, questo è un genere di film, un tipo di film a cui il pubblico, mi spiace anche dirlo, ma il pubblico italiano non è abituato, perlomeno non va a vedere, proprio perché siamo abituati a vedere film molto più facili, commerciali, americani, commedie. Io credo che il cinema d'autore italiano, soprattutto per i giovani autori, non faccio parte io perché ormai so, ho una certa, però sia molto discriminato. Infatti, non so come faranno in futuro perché è difficilissimo riuscire a realizzare un film d'autore oggi. Quali sono i tuoi maestri? Qual è il cinema che tu ami in particolare? Guarda, spazio dal cinema europeo a quello americano, però diciamo che sono prevalentemente europei, sono tre, e c'ho anche la motivazione, perché sono da ragazzino, quando io frequentavo molto, ero un cinefilo con una grande carica, volontà, voglia di imparare. Ci sono stati tre maestri a cui mi sono ispirato poi successivamente, che sono Olmi per la poesia, Fellini per l'oniricità e Kieslowski per il simbolismo. E queste cose cerco sempre di inserire nel mio film. Soprattutto in questo ci sono delle tracce di tutti e tre. Sì. Allora, Roberto Di Maio, allora, per questo film Cronache di una passione sei stato prestato al cinema dal teatro. Ecco, qual è stata l'esperienza? Beh, un'esperienza assolutamente bella. Non era la mia prima esperienza in cinema, avendo nel lontanissimo anno 83 girato l'opera prima di Pierre Magliard, Il Villaggio Europa, che arrivò a Locarno, non prese il pardo d'oro, ma ci andò molto vicino. Quindi è una cosa che ho già fatto, che mi interessa molto fare. E che vorrei continuare a fare, ovviamente. Questa cosa non significa ovviamente lasciare il teatro, lasciare la regia,
sto facendo anche dei svariati corti con Fabrizio Tassara e vediamo, insomma, sono giovanissimo per il cinema. Ecco, che cosa, qual è stata l'esperienza, quali sono state le tue impressioni a girare un film che tratta questa tematica, comunque, appunto, come diceva il regista, difficile? Allora sì, è stato molto interessante anche dal punto di vista ovviamente sociale, però dal punto di vista professionale una cosa che mi ha particolarmente colpito è stata quando ho fatto la controscena con Valeria Ciangottini, cioè quindi io da giudice, lei era l'imputata e lei da attrice di teatro sublime preparava la parte e quindi utilizzava la mia figura, ovviamente senza essere ripresa, per impostarla, e vedevo in lei una certa meraviglia quando io facevo la controscena come si fa a teatro. Infatti ero rimasta piacevolmente sorpresa di questa cosa, ed è quella che dal punto di vista professionale è la cosa che mi ha più stimolato, perché ho ritrovato il teatro nel cinema.